starò qui. Kokarin, scelta da Pax contro Phenom, che questa volta ha scelto Nekali. Vediamo un po' questi due personaggi. Entrambi giocano molto su far pressione all'avversario, forse da distanze diverse. E prende il via Capcom Pro Tour Italia 2016. Un applauso! Inizia il torneo! And let's talk Capcom Pro Tour 2016. Si scambiano subito un paio di attacchi, studiano bene le distanze. Vediamo Nekali che si avvicina pericolosamente verso l'angolo. Cerca con qualche dash, cerca di uscire, sfruttando anche tutte le sue normal. Di nuovo centro stage. E intanto ricomincia Nekali con la sua offensiva, si invertono le posizioni, ma Kevin non ci sta. Manda subito indietro Nekali. Deciso vantaggio da parte di Nekali in questo momento. Anche se all'angolo, quindi la vita può scendere molto velocemente, ma entra, vediamo se basta, oh, e basta. Primo round del Pro Tour. Perfetto. Apriamo le danze. Ricordiamo, il primo che arriva a 3 vittorie procede col torneo. Quindi c'è tutto il tempo per studiare l'avversario e correggere ogni singolo errore. Quindi tutto può succedere in questo gioco. Ma ecco Nekali che insiste, l'attiva subito all'angolo. Vediamo se esce dalla stringa. Reversa, usato come anti-air. Non riesce a capitalizzare il crash counter. E la partita è di nuovo in una situazione più o meno di stallo. Cercano ogni singolo passo. La critical art. Un sacco di danni, ma non sufficiente a chiudere il round. Vediamo se Nekali. La giocata per Phenom che. Pochissima vita. Kevin risponde con suo B-Trigger. Vediamo se riesce a fare un comeback in questo round. Che sembra davvero andare in unica direzione. Infatti, la presa porta a casa il primo round e anche il primo match per Phenom. 1-0 per Phenom. Ma la partita è ancora lunga. I match da giocare sono ancora molti. Ricordiamo, ecco, che bisogna arrivare a 3 per garantirsi la vittoria di questa partita. Round one. Fight. Comunque iniziano a studiarsi. Bellissima combo di Karin per cominciare. Le combo di Karin fanno un sacco di male. Forse i consigli che ha ricevuto. Nekali decide di non lasciarsi avvicinare. Passetti, studiano le distanze, perché abbiamo visto entrambi i personaggi possono comunque confermare un sacco di danno, pochissimo, quindi devono fare molta attenzione. Vitrigger da parte di Nekali, che va pure versa da parte di Karin. Spinge verso l'angolo Karin, vediamo un po', la situazione sembra abbastanza quella di prima, anche se Karin sembra gestire molto meglio le distanze. Bellissimo uso della V-Skill, utilissima per punire a lunghe distanze. Anche bisogna un po' fare un guessing, quindi pressione, cercare di intuire cosa farà. Decide di per lasciarlo uscire dall'angolo. E Karin ne approfitta subito! Combo! Un applauso! Bellissima! Vediamo se questo è l'inizio del comeback. Nekali Pro inizia subito con un paio di pestate che però non portano forse al danno desiderato. Verso l'angolo inverte subito la situazione con una presa e non lo fa uscire. Cambiano ancora qualche attacco, si tecciano. Non c'è una grossa lead di vita per nessuno dei due a quanto pare. Leggero vantaggio Nekali, ma abbiamo visto nel match di prima. Come ho detto, Nekali chiude il round con la sua critical art. Siamo uno fantastico match questo che apre il nostro tour. Tutti i match saranno sicuramente a un livello altissimo. Abbiamo visto tutti i concorrenti del torneo giocare benissimo contro ogni tipo di avversario. Siamo sicuri che lo spettacolo anche oggi, soprattutto dato che sono anche riposati da ieri, non sarà da meno. Noi siamo in streaming con la top 8 del Capcom Pro Tour 2016 in Italia. Questo è il primo match, FD5 8.
oggi. Karin insiste subito con la pressione, infatti arriva subito lo stun. Vediamo il danno, se è sufficiente, infatti lo è. Usa tutto. Che combo da parte di Pax. 1-1. 1-1. Si prospetta una lunga partita. Vediamo se Nekali corregge e si adatta. Iniziano subito. Nekali indietreggia, ma si avvicina subito nel suo modo molto pericoloso. È un Nekali estremamente aggressivo in questo match. Lo stun e chiude subito il match. Un round per Nekali di Phenom. Pax cerca di mantenersi a distanza per evitare che Nekali inizi le sue offensive maledette. Nel frattempo però Phenom continua a cercare di avvicinarsi, attiva il V-Trigger e anche Pax attiva il V-Trigger, ma non capitalizza con una combo come mi aspettavo. Questo gioco, come vediamo, un errore può costare carissimo. Infatti Pax si prende il round, siamo pari per raggiungere il secondo punto per entrambi. Nessuno dei due vuole mollare. Ricordiamo che la struttura del torneo farà sì che chi viene sconfitto in questo match andrà comunque avanti nel loser bracket. Quindi tutto può succedere, vedremo sicuramente entrambi giocare ancora. Il che è una cosa che ci fa molto piacere. Entrambi i giocatori riescono a dare davvero tanto, il mio microfono però. Il livello è davvero alto, davvero, davvero alto. Sì, anche il mio lo fa. Ecco Karin che di nuovo all'angolo, Nekali insiste con la command grab, ma ne esce con la reversal. E anche lei con una presa cerca di ristabilire le giuste distanze. Rimanda Nekali al centro dell'arena. Nekali però attiva il suo V-Trigger infinito, inizia una combo ma non capitalizza insieme al suo. Però piano piano Karin viene di nuovo spinta verso l'angolo, ma ne esce di nuovo attivando il suo V-Trigger a sua volta. Sono danni questi. E un altro KO con la critical. Siamo 2-1 per Pax dall'Inghilterra. 2-1. Vediamo se approfitta del vantaggio per portarsi a casa il match oppure se ci sarà la degna risposta e quindi andremo in parità. Abbiamo un counter pick probabilmente. Abbiamo un counter pick. Le regole del torneo prevedono, per chi non lo sapesse, che chi perde un match può cambiare personaggio, mentre chi lo vince non può. Probabilmente Bison. Bison! Un personaggio che abbiamo visto in questo torneo può controllare anche il rushdown più devastante. Utilizzando tutte le sue normal, abbiamo visto dei Bison gestire davvero molto bene le distanze e ogni tipo di avversario. È comunque un personaggio completo. È davvero molto forte in questo Street Fighter 5. Capace di un rushdown esso stesso veramente devastante. Vediamo se questa scelta sarà il segno della vittoria oppure se costerà forse. Cambiare personaggio comunque non è sempre facilissimo. Adattarsi in poco tempo a un avversario. Però sembra... È la combo. Cominciamo già con molto danno. Bison che chiude Karin all'angolo e adesso sono dolori. Fin dall'inizio del match ha subito buttato a terra Karin e poi ha dashato sul corpo a terra in modo da avvicinarsi il più possibile all'angolo. A prenderlo e a farlo andare lui all'angolo, ma ristabiliscono le distanze. Vediamo se Karin risponde e riprende il controllo del match. Col cross up para tutto. Entra ma non massimizza. Bellissima via reversa, l'ha letto l'avversario.
di reversal, scusate, volevo dire era semplice reversal, reversal. E ecco invece questa era la V, la reversal. Reversal, siamo più o meno lì come vantaggio di vita, ma Bison non capitalizza il danno, tenta il mix up di nuovo, uno studio delle distanze. Bison lentamente si avvicina alla fine dello stage. Vediamo se era questo l'obiettivo di Karin. Qua si studiano la pallina, lo afferra a mezz'aria, ma e arriva l'hit. Primo round per Bison. Vediamo un match molto molto più studiato, molto più ragionato rispetto a prima. Probabilmente la scelta di Phenom è stata giusta in questo caso, perché sembra che Karin debba comunque provare un po' di tempo per adattarsi. Infatti l'offensiva di Bison è devastante, ma risponde Karin. Non c'è la combo. Accidenti, Pax. Troppa la combo. Arriva la palletta per avvicinarsi. Purtroppo si è avvicinato nel modo sbagliato, in quanto Pax ne ha approfittato subito. Karin infatti tiene Bison chiuso all'angolo. Ma scappa. Ma lui scappa con il cross up. Inverte la situazione, inizia la sua offensiva. V-trigger. Accidenti, questa combo faceva malissimo. 11 hit combo. Il vantaggio è decisamente la parte di Bison. E con la presa si prende il round. Con e la il presa. Match. Un altro match. E siamo 2-2. Chi vince il prossimo match proseguirà nel winner bracket. Mentre chi viene sconfitto avrà comunque la possibilità di riscattarsi nel loser bracket. Ricordiamo, il torneo a doppia eliminazione prevede che per essere eliminati dal torneo bisogna perdere 2 match. Comunque ora vediamo se riuscirà ad adattarsi a questo Bison. Un match forse serviva anche un po' per studiare la situazione. Vediamo se c'è un counter pick da parte di Pax. Sono tornati al menu principale, forse serve anche per rilassarsi un attimo, distendere i nervi. Spesso si va alla schermata di selezione dei personaggi anche per questo. Vediamo. Non sembra esserci nessun counter pick da parte di Pax. Si prendono giusto un po' di tempo. Ricordiamo che chi vince questo match prosegue nei winner. Iniziamo subito. Studio delle distanze, un po' di fuzzi. Inizia subito con la scivolata Bison. E questa pressione è pure Versal. Inverte subito la posizione dei player. Karin con un bellissimo dash. Ma Bison non ci sta e porta subito al centro dello stage la battaglia. Entrambi i personaggi devastanti all'angolo, quindi è molto molto importante gestirsi le distanze. La pressione di Karin sembra essere diventata leggermente più efficace. Questo quasi cross up da parte di Karin non facile da bloccare, ma Bison comunque non perde il controllo. Lentamente viene spinto verso la parete, ma la scivolata ristabilisce le distanze. Una presa che lo butta all'angolo. Vediamo un po' come si comporta Bison. Non riesce a capitalizzare. Bison in questo momento è in deciso vantaggio. Sì, la lead della basta vita. Basta veramente poco. Ma tutto può succedere. Questo è il gioco del comeback. Questo è il gioco del comeback. Ha provato un reset, ma Bison ha risposto bene. E questo è il match point per Phenom. Vediamo se si porta a casa questo round e quindi anche la vittoria. Tuttavia, ricordiamo che entrambi i giocatori hanno 2 vittorie, quindi il comeback è ancora possibile. Ecco la presa di Karin. Spinge Bison verso la parete. Studiano ancora le distanze. Ogni errore può essere fatale con questi 2 personaggi. Danno altissimo, combo devastanti. Sforbiciata, seguita da una presa che allontana Bison dall'angolo e inizia lui la sua pressione. Viva Versal. Viva Versal che però viene lisciata. Counterizzata da una presa. Di nuovo la sforbiciata. E funziona. Bison è di nuovo dove vuole stare, evidentemente. Karin deve assolutamente rispondere. E infatti scivola via e cerca di spingere Bison all'angolo. Presa che va vuota, infatti viene tecciata. È questo round molto equilibrato in cui poco danno viene fatto ogni volta. Questo round è molto molto importante per entrambi.
Non vogliono rischiare nulla. Di nuovo vita praticamente uguale. Vediamo se la combo chiude il round. Un applauso. La presa che viene punito duramente da Pax. Fino all'ultimo pixel questo match. Questo round decide tutto. Chi vince questo round prosegue. Vediamo subito. Combattuto fino alla fine. Combattuto fino molto, alla fine. Molto equilibrato questo match. Questa capitalizza con una presa, quello che sembrava quasi un errore. Ecco la combo di Bison. Tantissimo male. E il vantaggio incredibile. Lo stun. Ecco lo stun. Si porta a casa. Perfect. Il perfect. Un applauso. Perfect. Bellissimo round. Ma complimenti a entrambi i giocatori. Complimenti a entrambi. Fenon prosegue sul winner bracket, mentre Pax va al loser bracket ad affrontare chi vincerà il prossimo mese.